Storie di Motoestate, un nuovo progetto destinato a raccontare quello che accade all'interno di questo campionato, il più longevo d'Italia, il più combattuto, perché i piloti sono agguerriti, ma andiamo a raccontarlo e a raccontare la storia insieme a colui che ne ha vissuto gli albori, quindi Filippo Del Monte. Ciao, ciao a tutti. Sì, siamo partiti ormai nell'86, è nato il Motoestate, poi l'abbiamo preso in mano nel 93. E poi dal 2012 abbiamo appunto fatto questo nuovo progetto insieme e anche dopo il Covid siamo ancora qua, come direbbe Vasco Rossi, in questo primo round, baciati dal sole, da tante moto, ci aspetta un bel weekend intenso, spettacolare come sempre, peccato non ci sia il pubblico, ma speriamo da settembre di riaverlo. Ecco, hai anticipato un po' la mia domanda. La filosofia del Motoestate è sempre stata quella di avvicinare l'appassionato al pilota, di far vivere un weekend di motori trasversale, abbiamo sempre detto a 360 gradi. Come hai visto, come vedi e come prevedi l'atmosfera del paddock con tutte queste limitazioni? Beh, il paddock, sì, è un peccato non vedere la gente sugli spalti, perché sicuramente dà calore a tutti, a noi che organizziamo, ai piloti. E però il paddock è caldo, è bello vivo, la gente comunque sta rispettando tutte le prescrizioni e le distanze, quindi piloti e amatori educati, e abbiamo anche tanti amatori, soprattutto nel Race Attack, che si sono avvicinati quest'anno al mondo delle corse, quindi anche il Race Attack è una categoria che avvicina appunto chi poteva vedere le gare fino a 2 anni fa sugli spalti, adesso in pista. E questo fa parte anche questo del palinsesto del Motoestate, che ha avuto i grandi piloti e poi anche gente che si può mettere in mostra a divertirsi. Facendo un flashback nella tua infanzia, diciamo il leitmotiv di questo campionato però è rimasto sempre quello. Tuo padre con il suo gruppo di lavoro ha organizzato per tanti anni, oggi un nuovo gruppo di lavoro accomunato però da questa voglia di mantenere basso il profilo del motociclismo. Basso, ma nello stesso tempo alto, perché abbiamo anche tanti ragazzi giovani che iniziano appunto da noi, ne abbiamo avuti che venivano anche a allenarsi, vedi Farioli che adesso corre in Spagna, quindi le soddisfazioni ci sono. Negli anni passati venivano i Guareschi, i Borciani, i Biaggi, però diciamo così, Bruno, abbiamo tenuto il punto, appunto la passione al centro di tutto, è per questo che ogni anno ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo come categoria e altro, però i frutti ci sono, come dicevo, abbiamo tanta gente nuova che si avvicina con noi alle corse, questo è un bel motivo di vanto secondo me. Il Motoestate è un campionato che racconta tante storie, che ne hai viste tante tu, ne hanno viste tanti i piloti. Bah, aneddoti ce ne sarebbero tanti, diciamo uno simpatico che mi ricordo per appunto la passione che legava, il fatto che lo lega tuttora, anni fa sempre qua a Varano, era negli anni 90, di notte si facevano gli scherzi tra piloti, quindi un venditore di alcune parti il giorno dopo si ritrovò alla tenda montata in ceno perché 4 piloti gliela portarono là e misero tutta la roba appunto in ceno, e il mattino dopo questo è andato in ceno, si è rifatto tutto, non è successo niente, c'era solo riso. E poi in pista, erano piloti da 125 appunto, avevano fatto una gara bellissima prendendosi anche in giro su quello che avevano fatto la sera prima. È questo, passione, divertimento insieme, ogni tanto che qualche scherzo da prete. Ecco, su questo racconto di Filippo Del Monte passiamo ad un altro grande pilota, perché parliamo con Stefano Bonetti, protagonista delle gare su strada, ma quando non è strada ed è circuito è sempre Motoestate. Ciao Stefano e grazie di essere qui. Ciao, con noi questa sera. Hai finito le tue prove, sei pronto ad affrontare la gara e soprattutto sei pronto a tornare veramente in sella, perché anche per te questa è una stagione da reinventare. Sì, purtroppo quest'anno in Inghilterra non si può più andare, le gare su strada sono saltate tutte, quindi quest'anno ripartiremo un po' con la pista, forse qualche gara in salita e poi vedremo andando avanti durante la stagione cosa fare. Ecco, ricordiamo ai più che Stefano Bonetti giusto lo scorso anno ha portato a casa un prestigiosissimo trofeo, la Northwest 200, che a mia memoria non è mai entrata in Italia,
ha sfiorato più volte il podio del Tourist Trophy e quest'anno pareva il programma era stato sviluppato proprio per prendere questo podio che ormai è diventato per te quasi una chimera. Invece purtroppo i programmi sono da reinventare, ci riproveremo comunque nel 2021, ma torniamo a parlare di pista, torniamo a parlare di quello che vuol dire per te tornare in moto e qual è la sensazione che provi dopo un inverno passato ad aspettare. Ma beh, la sensazione è sempre bella perché alla fine finalmente riusciamo ad andare a fare qualcosa. In pista diciamo non sono proprio così competitivo come su strada, però quest'anno cercherò di impegnarmi un po' di più anche in pista e cercando di ottenere qualche podio, forse. È proprio questa la domanda che tanti appassionati si pongono. Qual è la differenza più importante tra la pista e la guida sulle road race? La prima cosa è la velocità, comunque la velocità media all'Isola di Man per qualificarti è 190 all'ora, quindi è abbastanza più alta delle varie piste. Diciamo che qua devi far correre la moto nelle curve lente, lì curve tornanti non ce ne sono tutte curve abbastanza veloci, quindi è un po' da cambiare completamente il modo di guidare, diciamo. C'è sempre questo pensiero che ci sia una forte predisposizione al rischio, ma io ti ho visto sia in pista che fuori e non mi sembri una persona che non ha testa sulle spalle, sei sempre qui, hai ottenuto i tuoi buoni risultati e hai lo stesso tipo di cadute che può avere un normalissimo pilota che frequenta solo la pista. Pino sì, diciamo che un po' la compagnia un po' c'è, altronde bisogna adattarsi, fare pilota, meccanico, autista e tutto, però purtroppo è così. Ben venga che ci sono le gare ancora, quindi accontentiamoci. E auguriamoci di vedere Stefano Bonetti sul podio anche del Motoestate, perché sarebbe per noi sicuramente un piacere ed un onore. Motoestate ieri, ma Motoestate fatto di storie anche odierne. E per noi è andato a fare qualche domanda in parco chiuso Elena Bertoletti. Il servizio. Ciao Fabio, finalmente ricomincia le gare. Com'è tornare in bagarre? È bellissimo, specialmente dopo il problema del Covid, è veramente emozionante rimettere le ruote dentro la pista e ci mancava proprio veramente tanto. Ciao Davide, nonostante il Covid sei qua al via di questa stagione. Qual è il tuo stato d'animo e quali saranno i tuoi obiettivi? Guarda, sono contentissimo di riuscire a fare il Motoestate anche quest'anno perché non ci speravo più con questa faccenda del Covid, però ho visto che gli organizzatori sono sempre al top e sono riusciti ugualmente a organizzare il trofeo Motoestate. Il mio obiettivo è stare nei primi tre, farò il possibile, sono carico, sono molto stanco perché arrivo dall'anno scorso, ottobre, ho fatto l'ultima gara dove poi mi sono rotto quattro metatarsi per cui non ho più avuto modo di girare. Paolo Cristini e il figlio, una bella favola del Motoestate. Sì, è bellissimo essere qua insieme, vivere questa avventura, riuscire a coinvolgere il proprio figlio in questa fantastica passione. Sono 17 anni, ho iniziato a correre quando lui è nato, l'ho accompagnato alla prima gara, domani lui avrà le prime due gare della sua vita e sono contentissimo. E a storie di Motoestate non poteva mancare Marco Dall'Aglio, che è uno che di storie da raccontare ne ha veramente tante. E allora andiamo indietro nel tempo e andiamo a quando tu eri un enfant prodige del motociclismo. 13 anni, Ancillotti, marchio che ormai tanti hanno dimenticato, tanti non sanno neanche di cosa stiamo parlando, ma sarai proprio tu a dircelo. Eh sì, proprio perché ho avuto un piacere di un padre che non mi ha mai negato nulla, ho avuto la fortuna di avvicinarmi a questo sport con le ruote artigliate, proprio perché dove sono cresciuto c'era solo questo, e da lì. Come tanti ragazzi hai cominciato con le ruote artigliate e poi l'amore per la velocità. L'amore per la velocità è nata proprio con quel signore che abbiamo alle spalle, se lo volete inquadrare mi fa molto piacere, è il signor Stanga, che praticamente mio papà era amico e costruiva dei telai, non solo telai ma anche carenature se non erro, e mio papà ha costruito questa Kawasaki 750 col suo telaio che usava ai tempi il signor Migliorati nelle Endurance, e io per scherzo sono venuto a Varano perché hanno insistito i miei amici che dal cross avevano visto questa moto che mio papà aveva fatto col signor Stanga e per scherzo ho cominciato. Ecco, hai cominciato e sei ancora qua.
Anche oggi ti vediamo su questa moto, questo bicilindrico molto particolare, frutto dell'ingegno italiano di appunto un telaista, uno dei pochi rimasti, di un artigiano che mette tanto amore nelle sue creazioni. Di un signor artigiano, perché non si è mai permesso di venire a chiedermi perché è un signore, perché sapeva che correvo per un altro artigiano. E dopo che questo signore purtroppo non c'è più, che era Geminiani, dopo 2 anni che ha visto che io non avevo più nessuna chance, nel senso che non avevo più nessuno che mi faceva correre, mi ha detto: se vuoi, con la passione andiamo avanti. Marco Dall'Aglio è una delle facce storiche del Trofeo Motoestate, ne hai viste tante, una in particolare, una battaglia che ti ricordi? Una battaglia che mi ricordo in particolare del vecchio Motoestate è stata qua a Varano con Gallina, con Michele, e un'altra con uno stranissimo personaggio che aveva una moto, una delle prime moto, chiamiamole come adesso ci sono, Motard, che era un Honda CBR 900 fatta con motore con manubrio alto, che si chiamava Iaccheri. E con questi è stato abbiamo combattuto con Michele, l'ha spuntata per un pelo, e con l'altro l'ho spuntata io. Quanta voglia hai ancora di combattere? Se trovo un vecchio di passione, perché posso dire vecchio, di giovani non ne ho ancora visti, finché ci riesco. E allora? Anzi, ti dirò più, finché non tiro indietro il gas. Quando tiro indietro il gas sto a casa. Un altro impegno di Marco Dall'Aglio è quello nella sensibilizzazione. Tu sei testimone di un'importante associazione. Sì, sono testimone di un'associazione che è di un caro amico, gli Ospedaletti, la figlia che purtroppo ha questa brutta malattia. Riusciamo, spero di riuscire a portare un messaggio a tante persone a cui ci tengo e a cui mi sento legato. Speriamo che queste storie di Motoestate vi siano piaciute, speriamo di avere presto con noi nuovamente il pubblico che ha sempre frequentato il nostro paddock, che si è sempre seduto sulle tribune, che ha sempre applaudito i piloti, perché questa è l'anima del motociclismo, questa è la filosofia che oggi volevamo trasferire e questa è la filosofia che per il momento ancora vi racconteremo. Arrivederci.